Continua la marcia trionfale della Igor Gorgonzola Novara, che prosegue in questo suo tour de force dopo aver conquistato la scorsa settimana la Coppa Italia nella Final Four di Bologna e dopo aver conquistato una vittoria importantissima giovedì in Champions League con il Fenerbahce. Questa sera nell'anticipo di campionato ha superato in 4 set la Saugella Monza, una partita complicata soltanto nel terzo set, a partire dal terzo set per la squadra di Massimo Paolini, che i primi due li ha letteralmente dominati, poi avanti 21-16 nel terzo si è fatta rimontare, si è fatta sfuggire il parziale, a quel punto è diventata partita vera, nel quarto una bella battaglia punto a punto decisa ancora una volta dalle giocate sull'asse Scorupa e Gonu, letteralmente incontenibili. Alla fine la vittoria per la squadra di Massimo Barbolini, che blinda per il momento il secondo posto in classifica e si concentra per la super sfida di martedì ancora qui al Pala Igor contro l'Aimoco Conegliano nell'ultimo turno del girone di qualificazione della Champions League. Novara serve una vittoria per essere sicura del passaggio del turno, l'Aimoco però sicuramente non verrà qui a regalare nulla, insomma sarà una partita da seguire a 100% per tutti gli appassionati di la volley novarese.